Non fate così perché non sapete ancora cosa vi devo dire. Ora, onestamente, se dovessi fare proprio un'osservazione, per favore non interrompere la persona che amo di più parlare, io. Allora, questa ti è piaciuta, me la prendi, te la prendi e la copi, va bene? Ho visto che mandi a fanculo, è un mio, mi paghi i diritti d'autore. Allora, per dire le parolacce, io mi fermo e la dici tu la parolaccia, va bene? Ok. Allora, a me, ora, Musumeci non mi dispiace. Ma è carino. Anche una parola, lo vedi com'è? Allora, abbiamo fatto una passeggiata, ma anche Totò che dà i bacini, ma io veramente, sono gente affettuosa. Allora, abbiamo fatto una passeggiata e, un po' attraverso Polifemo, le cose bellissime, una cosa sempre, quando passo in queste terre qua, passiamo sempre in qualche posto che ha sequestrato la mafia a casa. Certo, ma c'è qualcosa che non abbiano sequestrato? Che... Invece, comunque, io sono venuto già, l'ho girata tutta questa terra, sono venuto a nuoto con Gian Roberto, che mi ricordo mentre nuotavo lo vedevo lì sul canotto, coi braccioli, lui uomo di montagna, non sapeva nuotare, quindi terrorizzato. È stata una bella avventura, siamo venuti qua a liberarvi, vi siete autoimprigionati di nuovo. Cioè, comunque abbiamo fatto una bella cosa e adesso secondo me ci sono i sentori per cui si potrebbe cambiare. Questo non è un voto, secondo me, non andate a votare il 5, non è un voto, è un referendum. Dovete scegliere tra un mondo quasi in via di estinzione, vecchio, dove questa gente che avete nominato prima si aggrappa e che cercano sistemi per stare lì e si equipaggiano di strumenti anche per stare in quel mondo che ormai non c'è quasi più, oppure scegliere di qualcosa che non abbiamo garanzie di dirvi: guardate che se noi andremo a governare la Sicilia cambierà tutto, ci vorrà una piccola generazione. Non bisogna neanche illudervi, io non vi voglio illudere. Ognuno di noi deve fare un piccolissimo cambiamento. E sapete qual è che vi chiedo io? In Sud America, quando uno muore, si dice in certi posti del Sud America che è indifferente. Non parlano di morte. Quando passa il morto dicono, ecco passa l'indifferente. Ecco, il concetto di vita e di morte è dato dall'indifferenza o dalla curiosità. Se sei curioso sei vivo, se sei indifferente sei morto. Quindi sono concetti semplici del buon padre di famiglia che abbia il frigorifero e deve mangiare tutto. E quest'uomo qua che non c'ha neanche una laurea come Jobs. Meno male che non c'ha una laurea, che non è uscito da un'università così. Meno male. Einstein è stato scartato la prima volta quando si è presentato al Politecnico di Zurigo, ma Zuckerberg, che ha cambiato il linguaggio a 1,5 milioni di persone, non è assolutamente laureato. E allora lui, mi accorgo anch'io, io che ho scoperto uno dei più grandi scandali finanziari 2 anni prima che succedesse il caso Parmalat, quando mi hanno arrestato per dire, lei come ha fatto a scoprirlo? Sono ragioniere, ragioniere. Allora è chiaro, io ho 6 figli, ma se i miei figli diventassero come me, avrei fallito il mio ruolo di padre. I miei figli devono diventare meglio di me. Le persone che circonderanno lui in questa avventura qua saranno sicuramente molto meglio di lui, e se saranno meglio di lui avrà lavorato come si deve. E allora, minchia, ma è possibile? Ecco, ridete, vedete come vi rilassate, come si possono prendere con una parolina, lo vedete, come ci potete cadere. No, guardate che il cervello è strano, il mondo sta cambiando alla velocità della luce. Voi avete una grandissima occasione di sperimentare in quest'isola a statuto speciale delle cose, nuove valute, nuovi mezzi di locomozione. Avete le rinnovabili, e nel mondo sta succedendo delle cose meravigliose.
Il centro, lo Stato, la centralità non c'è più, lo vedete in Spagna, lo vedete da tutte le parti, lo vedete nel Veneto, nella Lombardia. La gente vuole che le risorse rimangano dove vengono prodotte. E quando tu fermi, per favore, per favore. E allora quando le risorse rimangono lì, che fai star bene le persone lì nel loro territorio? Le persone automaticamente si aprono alle altre persone. E allora ecco che c'è uno scambio. E guardate che il mondo sta andando verso questa situazione qua. Ci sono culture ormai mischiate. Non possiamo essere al di fuori di questo grande cambiamento. Ci sono 1 milione di figli nati da matrimoni di Erasmus. Non è da ridere, che cazzo ridi? Cosa ridi? Matrimoni misti, sono meticci, sono figli degli studenti mandati a studiare in Europa. E che cultura avranno? Una cultura meticcia? Quando parliamo di cultura, a che cultura ti riferisci? Guardate che stanno cambiando, vai a Londra, ci sono tutte le razze. Vai a Dubai il 90% delle persone, in una città incredibile che da pescatori di perle diventano i più grandi fautori dell'espansione di una città, hanno un grattacielo che nel 2013, il loro grattacielo più alto del mondo, ha fatto 75 milioni di turisti, un grattacielo, hanno l'aeroporto, stanno costruendo l'aeroporto per 200 milioni di persone. Il 90% di persone che vive a Dubai non è nata a Dubai. Ci sono 180 razze mischiate, 75 religioni. Ma dove? Dove lasci le risorse? Ecco che si appiana anche la diversità religiosa. Dove lasci le risorse? E allora la centralità dello Stato non c'è più. Le nazioni non ci sono più. Non vedete che ognuno vuole diventare, ed è bellissimo, non la centralità, ma la disgregazione verso l'esterno, non lo Stato centrale, ma la periferia. Cosa volete che sappia lo Stato italiano di come si possono investire risorse in una periferia di Trapani o di Catania? Cosa volete che ne sappiano? Delegano tutti i servizi per costituire i beni comuni e mantenerli a delle multinazionali. Ormai gira tutto così. Ma cosa pensate che sta succedendo? E noi che parliamo di Musumeci, parliamo del populismo. Shanghai, con la sua periferia, ha 54 milioni di abitanti. Una città che ingloba gli abitanti dell'Italia. Una delle più grandi città al mondo, che si chiama, è la capitale della Nigeria. 5 milioni di abitanti. In centro dell'Africa è considerata una delle capitali dove si vive meglio al mondo. Se guardate le fotografie è pazzesca, sembra Las Vegas, verde, spiagge, palme. Il mondo sta andando avanti così. La Cina, secondo produttore di abbigliamento del mondo, la Cina va a produrre l'abbigliamento in Etiopia per il mercato interno cinese. I cinesi hanno i loro cinesi, cioè il cinese del cinese. Il cinese guadagna oggi 700 euro al mese, l'etiope 30, vanno a produrre e importano in Cina. La globalizzazione è la frantumazione di tutte le culture, di tutti i flussi. Ecco perché bisogna controllare i flussi dei dati, delle persone, dei soldi, di qualsiasi cosa, dei materiali. E allora qui avete possibilità di fare cose meravigliose, fare case in un altro modo. Impostare il rapporto di lavoro in un altro modo, l'orario breve per tutti, 1300 ore di ore lavorate, retribuite, 1300 ore, sono 20 ore alla settimana, potete farlo e cominciare a farlo. Potete passare da 6 kW, che è la media di consumo energetico elettrico d'Europa, da 6 kW a 2 kW, attaccando ai 2 kW delle tecnologie morbide. Io so di che cosa parlo, a 24 volts, a 12 volts, e poi passare da 6 a 2, da 6 a 2. Maledetto virus. Ho parlato con uno del PD, vedi come sono.
questo è cattivo, potevo evitarmela. E passare da 40 tonnellate di materie prime a testa che consumiamo a 20 tonnellate. Ma l'unica leva che puoi fare su queste cose è con la leva fiscale, è la politica la leva fiscale, non c'è altro. Quando parliamo di politica è la leva fiscale, è il fisco, come investi le tasse, come le prendi e dove le investi. Allora tassi il petrolio, tassi chi usa materie prime e detassi il lavoro, detassi il lavoro. Vuoi una macchina elettrica? Bene, andate a vedere cosa succede, per esempio, in Germania o per esempio a Copenaghen, ci sei stato tu? La Nissan insieme all'Enel italiana usano le auto elettriche per contenere e accumulare energia. Il problema delle rinnovabili è accumulare l'energia. Dove la accumuli se di giorno non hai bisogno? Dove la accumuli? Una macchina elettrica è un accumulatore. Allora, alla sera, tu metti la presa, questo succede in varie parti del mondo, metti la presa, carichi la tua batteria di notte, che te la regalano, anzi, in Svizzera ti pagano, se prendi la corrente di notte, la carichi la tua batteria, poi non usi tutta l'energia della batteria per la macchina, perché vai a lavorare, e una parte la cedi con una spina, t'attacchi alla corrente e la vendi al triplo, la compri alla metà, e la vendi al triplo e ti paghi il leasing della macchina. Allora succedono queste cose, nuovi materiali, nuove concezioni di costruire, nuove concezioni incredibili che sai, io vedo, giro, vado a vedere, sono curioso, basterebbe copiare la Lituania, l'Estonia, voi avete tanti abitanti come la Lituania, andate a vedere, lì, ma girano a 1000 mega di velocità, nascono società ogni giorno. Allora, abbiamo fatto uno studio sul lavoro, nel 2025 metà dei lavori conosciuti spariranno e arriveranno altri lavori. Le università non sanno neanche di che cosa stiamo parlando. Continuiamo a formare laureati in economia e commercio e le banche vogliono analisti di sistema. Arriva la seconda incredibile chance del mondo, che è l'internet, che noi stiamo guardando dal buco della serratura. I blockchain. Cosa sono i blockchain? I bitcoin. L'informazione criptata. È arrivato, sono andato, l'altra volta eravamo a parlare con questi ambasciatori che ci chiamano, non so perché, siamo entrati io e lui, americano, è arrivato questo comment, welcome, what is it, grill? Oh, grill. Where is it? You like? Very well. E poi è arrivato uno e ha detto, io sono il dirigente che sto facendo, voi cosa avete fatto per la protezione della privacy attraverso i computer, attraverso il telefono, ti ricordi? E io dico, ma cosa sta parlando? Di privacy di cosa? Quando l'informazione sarà criptata, quando sparirà, non hai più bisogno di sapere chi ti manda un'informazione o chi la riceve. La valuta, i bitcoin, non c'è una banca, non c'è più la banca che emette moneta, c'è una moneta finita, un algoritmo pubblico, quindi democratico, che gestisce le transazioni, sparisce la privacy. Ma allora sta arrivando tutto questo, perché c'è già nel mondo, ci sono già banche esterne, estere, che stanno arrivando. Chi ha comprato un bitcoin 2 anni fa a $1 l'uno, oggi vale $4,000 un bitcoin. Quanto? Sei, è già aumentato, cazzo! È già aumentato! 6,000! Quindi voglio dire, tutte queste cose le potete sperimentare qua. Potete fare, tu mi guardi perché sei pensionato, ho la tua età, sì, 58, sempre mio nonno, guarda, è vero, scusami, sei anche senza capelli, ma mi guardava così, io, ma è così, metà mondo, signori, metà mondo è sotto i 25 anni, vuol dire che 3 miliardi e mezzo di persone sono sotto i 25 anni. Noi oggi abbiamo più 65 anni che 15 anni. Allungano l'aspettativa di vita, si allunga, allungano le pensioni, come se l'aspettativa di vita fosse uguale per tutti, per il facchino e per quello che lavora in banca. Ma siamo diventati che non capiamo più nulla. Allora, voglio dire, arriveranno malattie come l'Alzheimer, 60 milioni di malati di Alzheimer, avremo 1 miliardo di obesi.
si allunga la vita, e nell'ultimo anno di vita di questi anziani che hanno questo virus dell'immortalità, che non vogliono più morire, che l'ultimo anno di vita l'anziano costa come tutta la sua vita precedente in farmaci. E allora cambia, sta cambiando il mondo, e allora è giusto. Qui ho conosciuto giovani incredibili, ragazzi che ci sono lì, hanno capito. Io ho 6 figli, pensano esattamente cose completamente diverse da quelle che pensavo io alla loro età. Nessuno dei miei figli si compra la casa con un mutuo, non sono mica coglione andare in mano a una banca, hanno già visto i padri. Nessuno si compra l'automobile. Quando ci sarà l'auto che possiamo sperimentare qui, cazzo, l'auto senza guidatore, non abbiamo neanche il nome per poterlo definire, l'auto sul bianco. È come la carrozza senza cavalli quando è nata la macchina. Ma l'auto senza guidatore stravolge il concetto di mobilità, il pensiero di mobilità. Ma una macchina che la chiami, vieni qua, portami questo là, e va, posteggiati per gli affari tuoi, vai. No, no, per me la mica, vai via. Non hai posteggi, non hai assicurazioni, non hai incidenti. Cambierà tutto il modo di essere, non è privata, non è pubblica. Possiamo sperimentare tutte queste cose qui. Avete capito che occasione avete? E se continuate a dire tanto siete uguali agli altri, vuol dire che vi state creando un alibi voi per non fare niente, perché vi conviene essere così. Italiani! Va bene, io ho finito. Abbiamo finito. Lo spettacolo finisce qua, anche perché non è a pagamento. Quindi non guadagno più niente. Te ridi, cazzo, guadagni. Tu hai uno stipendio, tu hai uno stipendio. Tu non ne parliamo, tu prendi dei soldi pubblici da una vita. Io non guadagno più niente. Venitemi incontro, fate qualcosa adesso. Ma datemi qualcosa, io non. Allora no. No, ma va bene così. Io sono felice di avere un po', un pochino, ma felice, felicemente, sacrificato un po' la mia attività per una causa così. E chi non sogna è morto! Ciao! Pace, venite su tutti! Possiamo mettere una sigla? Questa è una sigla che ho scritto io velocemente perché non dormivo! Alza! Grazie a tutti! Grazie a tutti, venite su, vieni! 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 Grazie! Grazie a tutti, signori! Ci vediamo in giro! Ho veduto una luce! Sono io che canto, sì! E ho sentito una voce! Le due bionde sono per te, le due bionde stanno salutando a te, le bionde! Che parlava di pace! Con un tono feroce, qui c'è il coro. Oh my God, show me the way. Grazie a tutti. Oh my Lord, grazie. Show me the way. I say to you, my Lord, show me the way. Grazie. Ho veduto una luce, ho sentito una voce, un signore felice, con lo sguardo rapace. Una luce. Ciao ragazzi. E ho sentito una voce.
pace, con un ventre vorace. Show me the way.